Eccoci, siamo qui ragazzi in Undertale. Vi ricorda qualcosa questo posto? È la New Home. E io ho aperto un nuovo salvataggio. Sì, è ora di vedere. No, devo dire che ha fatto veramente un buon lavoro quello che ha fatto il. Questi. Questo. Questi save, perché sono abbastanza messi bene. Ok, entriamo qua dentro. Ci dovrebbero essere anche dei dialoghi, se mi ricordo bene. Il dialogo più importante. Ah, sì, i dialoghi di Flowey. Ciao, Damien. Noi siamo abituati a Cara, però. Finalmente sei arrivato a casa. Flowey adesso ci spiegherà più o meno cosa è successo a lui. Ma ascoltiamoci questi dialoghi che sono importanti prima di affrontare lui. Ricordi quando giocavamo qui? Ragazzo. Oggi diventerà solo come divertente. Sarà ancora più divertente. Roba del genere. Tu prendi la chiave. Sono io, Damian. Sappiamo perfettamente che in realtà il protagonista non è quello che nominiamo. Quindi, nell'Aran genocidio, siamo posseduti dal primo protagonista, potremmo dire. Questa è l'idea che si fanno in molti. Comunque, continuiamo a tradurre. Io ricordo quando per la prima volta mi sono svegliato qui, nel giardino. E io ero così spaventato. Non potevo sentire le mie braccia o le mie gambe. Il mio intero corpo era stato trasformato in un fiore. Mamma, papà, qualcuno mi aiuti? Io ho chiamato, ma nessuno è venuto. Ci sono molti dialoghi cambiati. Però c'è soltanto una cosa molto importante. Le statistiche. Le kill. Lo sottolineo perché sono veramente più potenti di quanto pensate. Ricordatevi quante kill abbiamo. Eventualmente a un certo punto il re mi ha trovato piangendo nel giardino. Gli ho spiegato che cosa era accaduto a lui. Quindi lui mi ha tenuto, Damion. Lui mi ha tenuto con lacrime nei suoi occhi dicendo: ecco, tutto andrà a posto. Lui era così emozionale, aveva così emozioni, ma per qualche ragione io non ho sentito nulla. Flori ci sta raccontando, oggettivamente parlando, quello che è successo quando si è svegliato da fiore. Sono un genocidio, si scopre esattamente questo. Io ho sbloccato la catena. Non viene mai utilizzato la prima persona, di solito, non con una scritta rossa. Io ho presto realizzato che non sentivo nulla a proposito di nessuno. La mia compassione era scomparsa. E credimi, non è come se non ci stavo provando. Io ho buttato settimane con quello stupido re, veramente sperando che potevo sentire qualcosa, ma è diventato troppo per me. Io sono corso, lontano da casa. Eventualmente, io. Cioè. A quel punto ho raggiunto le rovine. Perché ne è nata una eventualmente? Vabbè. Dentro ho trovato lei, Damian. Io pensavo che tra tutte le persone lei potrà farmi sentire di nuovo. Vivo di nuovo. Lei ha fallito. Povera Toria. Io ho realizzato che quei due erano inutili. Sono diventato tipo indisponente, ma cioè, vabbè. E, cioè, volevo soltanto amare qualcuno. Io volevo soltanto preoccuparmi a proposito di qualcuno. Damion, tu non mi crederai, ma io ho deciso che non ne valeva più non valeva più la pena di vivere. Non in un mondo senza amore. Non in un mondo senza te. Quindi, io ho deciso di seguire i tuoi passi. Io volevo cancellarmi dall'esistenza. E sai cosa? Ho avuto successo. Importante questo. Ma come ho lasciato queste spoglie mortali, io ho iniziato a sentirmi apprensivo. Se tu non hai un'anima, cosa succede quando tu. Qualcosa di primordiale ha cominciato a bruciare dentro di me? No, io ho pensato, io non voglio morire. Quindi mi sono svegliato, come se tutto quello era giusto un brutto sogno. Io sono tornato al giardino, tornato al mio punto di salvataggio. Flowey lo sappiamo, aveva il potere di salvare prima che arrivavamo noi. Interessante, ho deciso di sperimentare. Di nuovo io ho portato me stesso sul filo della morte, sul punto estremo della morte, potete chiamarlo come volete.
a ogni punto io potevo lasciare che questo mondo continuava senza di me. Ma per quanto io ero determinato di vivere, io potevo tornare indietro. Grande, no, Damien? Anche io ero abbastanza felice di ciò, diciamo. Era bello sapere questa cosa. All'inizio ho usato i miei poteri per bene. Sono diventato amico con tutti. Ho risolto tutti i loro inutili problemi. Senza preoccuparsi. Facilmente. La loro companionship, la loro amicizia era grandiosa. Per un tempo. Come i tempi si ripetevano, le persone avevano provato. Diventavano sempre più irritabili. Cioè, notavo che potevo capire quello che stavamo per dire prima. Cosa questa persona dice se io se gli do questo? Cosa faranno se io dico questo a loro? Quando tu conosci le risposte, questo è. Questo è tutto quello che loro sono. Tutto è iniziato perché io ero curioso di cosa succedeva se io li uccidevo. Non mi piace questo, mi sono detto a me stesso. Sto facendo questo soltanto perché io voglio sapere cosa succede. Che scusa. Tu di tutte le persone dovresti conoscere come è liberante agire in questo modo. Infatti lui voleva, il protagonista, il primo umano, uccidere quegli umani. Comunque, alla fine noi siamo meglio di quelle persone che stanno qua in giro e guardano cosa succede. Sì, voi che state guardando su YouTube, e beh, che in realtà non ho fatto arrangere un video, ma ho soltanto scaricato un salvataggio. Flowey si sta riferendo a me e a voi. Ah, benvenuti nel club dei maltrattati di Flowey. Flowey, fottiti. Io non la farò mai un arrangere un video completa. Voglio soltanto affrontare lui. Queste persone patetiche che vogliono vedere, ma sono troppo deboli di farlo da solo. Diciamo che hai ragione, non voglio uccidere Papyrus. Io scommetto che qualcuno come questo ci sta guardando proprio ora, no? Sì, io e qualche iscritto del mio canale, attualmente. Ma non ti preoccupare, non sono così tanti. In questi giorni anche questo ha cominciato a diventare noioso, tu capisci, Damien? Io ho fatto qualsiasi cosa che questo mondo aveva da offrire. Io ho letto ogni libro, ho bruciato ogni libro, ho vinto ogni gioco, ho perso ogni gioco. Ho appagato ognuno, ho ucciso ognuno. No, in realtà non hai ucciso ognuno, però te lo diremo fra pochissimo. Set di numeri, linee di dialogo, le ho viste tutti. Ma tu sei differente. Io non ho mai potuto predittare te, Damion. Cara, è il vero nome. Purtroppo non sono riuscito a cambiarlo. Quando ti ho visto nelle rovine, io non ti ho riconosciuto. Io pensavo che io dovevo essere spaventato di te, quindi volevo rubarti l'anima. Io ho fallito. E quando io ho provato a caricare il mio salvataggio, non ha funzionato. La tua determinazione in qualche modo è più grande della mia. Perché io sono un giocatore, in realtà. E tu non l'hai. E tu lo capisci soltanto nel vero finale. Io sono una questione. No, in realtà non lo capisci anche in quel modo. Io sono una questione per te, Damian. Come ti senti di tornare indietro dalle rovine a qui? Aspetta, lo so. Lei deve averti preso quando tu l'hai lasciata. Deve aver preso te quando lei ti ha lasciato e ha deciso di darti un funerale. Ah, si sta dicendo che in realtà noi abbiamo notato che la bara, quando torniamo indietro, con scritto il nome del protagonista del primo umano, era vuota. Perché? Perché Toriel aveva preso il corpo per dargli un funerale appropriato nel letto di fiori dove cade l'ottavo umano, Frisk. Uscire dalla cantina per sempre Isaac, però a questo momento, ma perché quindi? Cosa ti ha fatto rialzare? Perché hai sentito la mia chiamata? Questo, guarda, ci stanno ancora dibattendo migliaia di persone.
Questo non importa ora. Sono così annoiato di ciò. Sono così annoiato con ciò, Daniel. Io sono annoiato di tutte queste persone. Sono annoiato di tutti questi posti. Io sono annoiato di essere un fiore. Damion, c'è solo una cosa che io voglio fare. Finiamo quello che abbiamo iniziato. Facciamo diventare tutti liberi. Quindi, facciamo vedere all'umanità cosa l'umanità è, quello che è, tipo, really like, quello che piace alla mente. Al contrario di tutto, questo mondo è ancora uccidere o essere uccisi. Un giorno capirai, Flowey. Intanto in realtà hai già capito. Quindi, comunque, io ho trovato qualche modo intrattenente di usare questo potere. Ma vedere te qui mi ha fatto cambiare idea. Damion, io penso che se tu sei intorno, solo vivere in superficie non sembra così male. Sembra un genocidio, Flowey. Uccidiamo tutti i mostri in questa run. Noi non dobbiamo. Noi non ci stiamo anche di lasciare questo tempo. Lasciare loro questo tempo. Il re ha 6 anime bloccate via. Io ho trovato migliaia di modi di raggiungere, di farmene vedere. Ma lui non lo fa, solo non lo fa. Damion, io so che lui lo farà per te. No, tu non ci sei mai raggiunto al re, propriamente. Quando stai cercando di uccidere tutti con abbastanza potere da sopraffarlo. E fra poco lo scopriamo perché. Perché ti sto dicendo tutto questo a te, Damion? Te l'ho detto prima. Anche dopo tutto questo tempo, tu sei ancora il solo che mi capisce. Tu non mi darai nessuna pietà. Creature come noi non esitano a uccidere gli altri quando sono nella loro strada. Quindi questo è. Perché? Flowey ha appena capito che è nella nostra strada, forse. questo è. Cos'è questo sentimento? Perché sto tremando? Ehi, Damion, nessun brutto sentimento a proposito di questo, giusto? Ehi, che cosa stai facendo? Stai lontano! Flowey ha appena capito, mi sa. Io ho cambiato la mia mente a proposito di tutto questo. Questa non è una buona idea ancora. Tu dovresti tornare indietro, Damion. Questo posto va bene nel modo in cui è. In fondo lui non vuole dormire. Smettila di fare quella faccia spaventosa. Questo non è divertente. Tu hai un brutto senso dell'umorismo. Hai un malato senso dell'umorismo. Nulla è più importante, Flowey. Siamo all'ultimo corridoio. E Flowey, in una run pacifica, dice che di non essere mai. Cioè, in una run neutrale, se voi rifate più volte la run neutrale, dice di non essere mai riuscito a superare questo pezzo. E Dio mio, quanto gli do ragione! Tutto ciò che avete visto fino ad ora, anche Undying, The Undying, non è nulla. Ed è il perché gli ho dato dello stronzo. Godetevi la scena. Eia. Sei stato occupato, eh? Quindi, io ho una questione per te. Tu pensi che anche la persona migliore, la persona peggiore può cambiare? Che ognuno può essere una buona persona? Se loro solo ci provano? È a posto. Comunque, qua c'è una migliore questione. Vuoi avere una brutta giornata? Perché se tu fai un altro passo avanti, a te non piacerà veramente quello che sta per succedere. Scusa, vecchia signora. Questo è perché io non faccio mai promesse. È una bellissima giornata fuori. Gli uccellini stanno cantando, i fiori stanno sbocciando. In giorni come questi, ragazzi come te, dovrebbero bruciare all'inferno. Benvenuti nella boss fight contro Sans. Godetevi la host.
Mi chiedo sempre perché le persone non usano mai il loro attacco più forte all'inizio. Tu senti che stai avendo un brutto tempo. Sense, il mostro più forte del gioco. Guardiamo le statistiche. Ci ha levato 70 e passa punti danno in un solo colpo. E questa è la migliore canzone di tutto il gioco, secondo me. Niente commenti. Controlliamo le statistiche di colui che ci farà il culo. Sense, attacco 1, difesa 1, il nemico più facile. Può fare soltanto 1 di danno, sì, ma non abbiamo protezione dai suoi colpi. In tutte le boss fight, come vedete, avete dei frame rate di invincibilità. Nella sua no, e vi avvelenerà. Fa 50 danni al secondo. Se voi state per un secondo nei suoi attacchi, vi uccide. Tu senti i tuoi peccati muoversi nelle tue spalle. E la boss fight continua solo se lo attaccate. Ma lui? Che? Tu pensai che io stavo solo lì a prenderlo? Ma lui schiva perché lui è Sans e noi siamo morti. Per la prima di una delle lunghe serie di morti. Ma non vi preoccupate. Questo è perché lui è stronzo. Perché lui, in confronto a Omega Flowey, è più forte oggettivamente parlando. Cioè, non ha frame di invincibilità, neanche Omega Flowey citava così tanto il gioco. Ok? E conta quante volte vi uccide. Per questo vi farò vedere sempre le battaglie. Eia, sembri frustrato a proposito di qualcosa? Sì, fino a che io sono molto bravo al mio lavoro, eh? È una bella giornata qua fuori. Gli uccellini stanno cantando. Eh sì! E cosa fa questo stronzo? Ci frega così facilmente. Avete visto quegli attacchi che sparavano blaster? Comunque, come ho detto, è una bella giornata fuori. Perché non ti rilassi e scarichi il carico? Hai ragione, Sans. Comunque, quei blaster, vengono chiamati così, sono Gaster Blaster. Credo che sia l'arma più potente di tutto il gioco, a quanto pare. C'ha soltanto lui. Ovviamente lui schiva. Cosa? Pensai che me la sarei giusto qua pre... sarei rimasto qua a prenderla? Curarsi in questa prima fase è inutile. Il combattimento non va avanti se vi curate. Godetevi il suono. I nostri report hanno mostrato una grandissima anomalia nel continuo spazio-tempo. Le linee temporali saltano a sinistra e destra, fermandosi e iniziando. Oh, Gesù mio, quanto è forte. meglio curarsi, anche se inutile. È esattamente il mostro più forte di tutto il gioco. Fa 1 di danno, ma non avete frame di invincibilità, non c'è molto da dire. Godetevi lo spettacolo di Mecha Sclero, finché improvvisamente tutto finisce. Questa boss fight, strano ma vero, è molto più, come si potrebbe definire, una boss fight platform che le altre. Beh, in confronto a quella di Papyrus, cioè Papyrus fa schifo. Uno di voi nei primi episodi mi ha chiesto se Sans era forte come Papyrus. Sans è il mostro più forte di tutto il gioco. Asgore gli fa le pippe. Questa è la tua colpa, no? Ah sì, non sto riuscendo a smettere di parlare, ma perché semplicemente arriveranno dopo i momenti di concentrazione. Quantomeno da adesso cominciano. Penso che sarà un video in cui starò molto in silenzio, molto in silenzio. Purtroppo il commento di qua non ve l'aspettate buono. Tradurrò soltanto quello che dirà lo schermo da adesso in poi. Ho bisogno di concentrazione. Seppur amo questa boss fight, lui mi apre il culo. Quindi facciamo quello che fa ogni buon fan di Megalovania, si chiama così questa canzone, quando inizia questa boss fight. Alza il gioco a 50 e se la gode le orecchie a massimo potere. Ah, enjoy, sentirete una musica molto alta adesso. Quella
l'espressione. Quell'espressione è quella di qualcuno morto due volte. Sufficiente da dire, tu sembri veramente insoddisfatto. Tutto a posto. Perché non ne facciamo una terza? Pronto? No! Andiamo. Ho giocata malissimo questa. Non so neanche se riuscirò a finirla io questa boss fight. Di certo dovrò a un certo punto tagliare 6.000 volte e farvi vedere tipo il collage dei pezzi che non vi ho fatto vedere. Questa è una cosa praticamente ovvia, ragazzotti. Ah, preoccupatevi. Ascolti. Quell'espressione di qualcuno che è morto. Che è morto 3 volte. 3 volte. Ehi, cosa viene dopo 3 comunque? Vuoi aiutarmi a trovarlo? Pronto? Cristo. Bene. Detto. Andiamo. Cosa? Pensai che io stavo solo lì a prenderlo? I danni che mi fa iniziali sono enormi, ma questa canzone è bellissima. Già letta questa parte, evito di ritradurla. Mortacci sua. Questo è soltanto l'inizio della fight. È la più casinata da fare in tutto il tempo. Eh sì, Asgore, l'ho capito che tu mi dici di stare determinato, bla bla bla. È inutile, lui è più forte di me, oggettivamente parlando. Ed è il mio personaggio preferito, per quanto lui sia badass ad arrivare in questo momento in pantofole e giacca. E vendicare il fratello così. Quella è l'espressione di qualcuno che è morto. 5 volte. No, quasi 5 volte in un periodo? 5 volte? Fritto? Uè. Non lo userò questo di nuovo comunque. Pronto? Mai pronto con te! Oddio! Mi ero fatto quasi giusta la prima parte. Forse imparo qualcosa. Andiamo. Cosa? Pensavi che io stavo lì a prenderlo? Quante volte devo tradurla questa frase? Oramai provo a vedere se per scaramanzia tradurle aiuta. Ah, è inutile curarsi a quanto pare il primo inizio. Come inutile in realtà anche prendere la mira a me, I nostri report hanno mostrato una massiva anomalia nel continuo spazio-tempo. Le linee temporali saltano destra e sinistra, fermandosi e iniziando. Mortacci tua, quella è. Ah, Gesù Cristo, questo sarà un episodio molto lungo. Siamo già raggiunti i 20 minuti e non posso fermarmi, in teoria, cioè non posso stoppare perché, beh. Per questo volevo fare editing su questa battaglia, magari mettendovi una no hit. Perché ho deciso di farla? Perché sono un idiota. Comunque, quell'espressione. Quella è l'espressione di qualcuno che è morto 5 volte. Ah, quindi quice significa 4. Va bene. 5 volte in un periodo. Conveniente, eh? Queste sono ognuna per ogni dita. Ma presto. Pronto? Nonsense. Da notare l'occhio che sbrilluccica quando fa gli attacchi magici. Ciao, Gesù mio, quanto danno mi hai fatto.
Devo saltare sui dialoghi adesso perché sennò rischio di morirci. Cioè, devo sfruttare il fatto che ho un periodo di karma retribution, come vedete, si chiama così questo avvelenamento, che mi permette quindi di avere un pochettino più di vita. Ma Ah, Gesù, non riusciamo a superare questo pezzo. Non riesco a superare questo pezzo. L'ho superato solo una volta. Io amo questa canzone, ma allo stesso tempo me l'ho fatta sentire di più quando sono stato zitto 5 minuti di menù. Ah, madonnina cara. Sarà dura, molto dura. Ah, che bello, non potrò neanche finirla questa. Vabbè, lo scoprite più avanti. Quella è l'espressione di qualcuno che è morto 6 volte. Quello è il numero di dita in una mano mutante. Ma presto. Pronto? No. Sense. No, ho preso danno. I Gaster Blaster rimangono più di quanto voi pensate. Cosa? Pensai che stavo solo lì a prenderlo? Hai ragione, lui è l'unico mostro che sfiga. Che sfida. Che. Ah! Che lo evita. Possiamo ascoltarci un po' la canzone. I nostri report hanno mostrato una massiva memoria. Ah, aspetta. Nel cultivo spazio-tempo. Le linee temporali saltano a sinistra e destra, fermandosi e iniziando. No, salti troppo in alto, mi fregano. Tu senti i tuoi peccati nella tua schiena. Muoversi nella tua schiena. Finché improvvisamente tutto finisce. Altro che Omega Flowey. Perché cavolo ti sei ribellato alla stretta di Flowey? Cioè, se c'hai sto potere, vabbè. Questa è la tua colpa, no? Forse perché sei troppo. Come si può dire? Sei troppo pigro? Ogni volta c'è tua? Perché cavolo mi attacchi? Tu non puoi capire come sento questo. Credo che si riferisca in realtà alla morte di papà, io più di ogni cosa qui. Oddio, qua rischio di morirci. Ah, ok. Pelo. Pelo, tu hai mangiato torta di butterscotch, il tuo capi sono al massimo. Non mi ricordo come si schiva qui, anche se l'ho vista 600 volte in una no hit. L'ho schivata però, va bene. Conoscere che un giorno, senza nessun avviso, tutto verrà resettato. Oddio mio santo. Questo è più difficile di quanto sembra. Salti qua, dovrebbe finire. Perfetto, questo me lo ricordavo. I dialoghi sono importanti. Guarda, io mi sono arreso di provare a tornare indietro molto tempo fa. No, niente Gaster Blaster. Che culo che li sta facendo tutti sulla linea di sotto. No, me ne sono preso tutti, andare alla superficie non mi sembra piacere ancora, cioè non mi sembra, non mi dà un vero appeal ancora. Oddio mio, è più preciso di quanto voi potete mai solo immaginare questa cosa da fare. Perché anche se noi lo facciamo, noi finiremo soltanto qui, indietro, senza nessuna memoria di questo, giusto? Questo si riferisce al True Ending, che lui sa che noi possiamo arrivarci. Grazie alle sue fotografie, pensano di solito la gente. Non è molto specificato. Mangiamoci uno Snowman Peace. Questo attacco è pessimo, da schivare. È brutto, più brutto di quanto sembra. Tutti gli attacchi di Sense, visti da lontana, sembrano molto facili. Dovrò far provare questa battaglia a qualche mio amico. Per essere sinceri, mi è difficile dare tutto di me stesso. No, mi ricordo. Pensavo che fosse un altro attacco. Mi sono scombinato. Qua rischio di morirci male. Oddio. Stecca. Tu mangi la Fae Stick. Dico per i 60 HP. Sì, questi blaster, Gaster, Blaster, Master, Caster, cavolo, sono molto potenti.
Oh, questa è solo una povera scusa per essere pigro. Al diavolo se lo so. Ok, grazie a Dio. Si ripetono quelli più semplici a volte. E sono morto. Mortacci. Il dolore. Il dolore. Avevo un attimo bisogno di riprendermi, non è che stavo crepando brutto goccio d'acqua. Ah, fa male questa battaglia, sapete? Però la hosta è la più bella di tutto il gioco. Questa è la settima volta che siamo morti, a lui giusto? Ok. Quell'espressione. Qual è l'espressione di qualcuno che è morto 7 volte in un periodo, tipo? Ehi, questo è buono. 7 sembra essere un numero fortunato. Chi lo sa, forse tu colpirai il jackpot. Pronto? Oh, 7 danni la prima parte. Ok. No, so che tu non stai soltanto lì a prendertelo. Lo so perfettamente. Che purtroppo non stare lì a prenderti il colpo. Neanche purtroppo. Non ti odio così tanto, se sei il mio personaggio preferito. Sì, lo sappiamo, ho detto i report su spazio con sul continuo spazio-tempo. Oddio mio. No! Mi sto preoccupando della mia bravura. finché improvvisamente tutto finisce. Sì, la roba delle linee temporali. Ve l'ho tradotta 5 minuti fa di video. Tornate indietro. Sto cercando di concentrarmi su una battaglia epica. Vai. Mancato. Non mi interessa. Questa è la tua colpa, no? Sì, è la mia colpa. Anche se in realtà io ho fatto soltanto una partita. Ah, un videogioco. La mia colpa sta tutta lì. Caro Sans. Ehi, non ho resettato per fare il genocidio. Il mio salvataggio è su desktop. Sì che posso capire come questo si presenta. Lo posso capire talmente tanto bene che non ucciderei mai tuo fratello. Ah, ok. Perfetto. Conoscere che un giorno, senza nessun avviso, tutto verrà resettato. Quello non credo che nessun essere umano sulla Terra potrà mai capirlo, Sans. Mi dispiace. Purtroppo è una cosa che soltanto tu capisci. A quanto pare. Guarda, io ho smesso. So che hai smesso di provarci molto tempo fa. Però anche tu ti chiedi se questa in realtà è più una scusa o una mezza verità. Lo sai solo tu. Ok. Sì, finiremo tutto qui sotto. Non è propriamente reale, però è quantomeno sincero da parte tua dirlo. Sì. Lo so che per te è difficile. Ma in un certo senso ti piace, dai. Hai un bel sorriso. No, credo che sia obbligatorio per la sua faccia, essendo uno scheletro. O forse sta prendendo in modo molto più filosofico di me. Di certo io non l'ho presa bene questo colpo. Non l'ho proprio preso bene. Me lo sono pigliato tutto in faccia. Devo mangiarmi la torta. Che rende gli HP al massimo sempre. E ancora come prima mi sembrava un altro attacco questo. Maledizione a me. Tutto quello che so è che vedere cosa viene dopo non mi può importare ancora di più. No! Nope! Doppio colpo! Complimenti! Quello ha fatto male! Vedete, la boss fight continua, però non si. Definire che continua è una mezza scusa, in realtà. Fa altri colpi. E siamo arrivati alla scena di intermezzo. Per essere. Questo è da dire. Tu.
Te ti piace far muovere quella cosa attorno, eh? Ascolta, lo so che tu non mi hai risposto prima, ma in qualche modo lì io posso sentirlo. C'è un pezzo di una buona persona dentro di te. La memoria di qualcuno che voleva fare la cosa giusta. Qualcuno che, in un altro tempo, poteva es anche essere un amico? Dai, amico, ti ricordi di me? Per favore, se tu stai ascoltando, dimenticati di tutto questo, ok? Solo abbassa l'arma e il mio lavoro sarà un bel po' più facile. Sense is sparing you. Devo farvi vedere cosa succede. Tu mi stai risparmiando? Finalmente. Amico. Amico. Buddy. Amichetto, buddy. Non sia una traduzione buona qui. Lo so che quanto doveva essere. Quanto è stato difficile fare questa scelta. Tornare indietro su tutto quello che tu hai lavorato. Io voglio farti conoscere che non lo lascerò senza. Cioè, non lo rovinerò tutto ciò. Vieni qui, amico. Così ti posso uccidere. Questo è Game Over speciale. Get Dunkedon! Se tu, se noi due siamo veramente amici, tu non tornerai indietro. Sì, se siamo veramente amici, però io ho degli iscritti. E quindi devo tornare indietro. Questo è quello che si poteva fare. Quello che prov si è provato a fare Spare. Dovete continuare ad attaccare. In realtà, quello è l'ultimo avviso per dirti che puoi resettare. Quell'espressione. Quella è l'espressione di qualcuno che è morto 8 volte. Quello è il numero di mani. Di dita in ragno. Ma presto. Pronto? Olè, prima parte è fatta. Andiamo. riprendiamo dove eravamo arrivati. Vi ho già tradotto tutti i dialoghi. Se volete leggerli, tornate dietro nel video. Perché sono già stati tradotti. E io ora mi devo concentrare, purtroppo, ragazzotti. Quindi, andiamo avanti. Nelle sue non farneticazioni. Oddio, quello era un bel danno. Complimenti. Pezzo di uno snowman. Devo già cominciare a curarmi. Maledizione a me. Dura questa battaglia, eh. Non esiste roba più dura di questa battaglia. Sapete? Tutto il gioco. Omega Flowey risulta molto più facile. Anche se non lo conoscete, ve lo giuro. Risulta molto più facile. E queste sono le prime volte che io la provo, ve lo giuro. L'ho provata giusto una volta il salvataggio per vedere se funzionava. Oddio, questi sono bei danni. Complimenti. Per vedere se funzionava, ma nulla. Cioè, nel senso, non nulla, è probabilmente che non funzionava, cioè che volevo sapere cosa se funzionava oppure no. Ho preso un danno che è definibile stupidissimo. Andiamo avanti, abbiamo ancora 10 HP. Sì, Karma Retribution comunque, KR, eh. Segnatevelo perché è il suo nome, oggettivamente parlando. È quello che ci uccide ogni volta, è il suo veleno. Uffa, che difficoltà, ma credo che ora posso tagliare finalmente alla parte in cui ci fa Gedankedon. Ah, fra poco. No, anzi, devo farvi leggere il dialogo, poi posso tagliare. Il dialogo di morte, quello ve lo devo far leggere. Ancora. Se non ero arrivato fino a 12 a contare, poi se ne frega. Quell'espressione. Quella è l'espressione di qualcuno che è morto. Perché mi dice 7 volte? No, aspetta. Quelle sono definitivamente 9, scusa. Oh, erano 10? No, erano 9, amico. Forse adesso saranno 10. Però ormai il tuo attacco più potente ormai è predictabile. Quantomeno riesco a evitare la maggior parte. Ci si vede fra poco, ragazzotti. Ecco qua, rieccoci. Perfetto, questo è come in realtà bisogna continuare la battaglia. Tu ti piace veramente muovere quella cosa? Ascolta, amicizia. È veramente una grande cosa? Smettiamo di combattere. Come vedete, lo sa che l'aveva già provata questa azione. Vorrei farvi notare una cosa in questo momento di pace e tranquillità della battaglia. Che lui.
Si muove questa parte di sopra del petto e suda. Ci sono le svariate teorie su questo, ma le vedremo alla fine. Cioè, ne parlerò alla fine della battaglia. Ora. Little Hero. Ok, 4 HP. Ci sta speriando, quindi va bene. Andiamo a vedere cosa c'è dopo. Tu sembri veramente amareggiato. Ho capito, eh? Comunque, se tu sei tornato indietro in ogni modo, io penso che significa che noi non saremmo veramente amici, eh? Non dirlo agli altri sense, ok? Adesso comincerà a teletrasportare i suoi attacchi, maledetto, e a cambiarli ripetutamente. E attaccarvi nei menu. Vedete? Se io premo, vado a selezionare Sense. Se quell'osso mi colpisce, mi fa danno. Sembra strano, ma prima di tutto questo io stavo segretamente sperando che noi potevamo essere amici. Io ho sempre pensato che l'anomalia che sta facendo tutto questo era infelice. E quando noi potevamo ottenere, quando avrebbe ottenuto lui quello che voleva, tutto questo si sarebbe fermato. Ciao, benvenuti, Gaster Blaster, siete stronzi. Bisogna stare attenti. In confronto le cose di Undyne sono nulla. La vera battaglia finale inizia. La vera battaglia finalmente inizia. In realtà non è finale, però qua io la ritengo questa la battaglia finale. E probabilmente tutto quello che necessitava, che io non lo so, qualche buon cibo, qualche brutta risata, qualche buon amico. Oddio mio. I danni li sto prendendo, eh. Adesso ci attacca proprio il tutti in menu. Ah, Snoopies. Cambia addirittura la fottuta gravità nel corso dello scontro. Ma questo è ridicolo, eh. Sì, tu sei tipo di persona che non sarà mai felice. Accelera. Grazie per aver accelerato e farmi sbagliare il tempo. Stecca. Anche se ciò non aiuta, adesso questi sono più grossi e colpiscono un'area più grande. Parleremo più avanti di cosa sono veramente quei cosi. Ma non è il momento. Tu continuerai a consumare le linee temporali ancora e ancora finché. Ehi. Prendilo da me, ragazzo. Qualche giorno tu devi imparare quando uscire. Oddio mio, non è facile come sembra. E io che pensavo che era facile quando lo vedevo. Oddio, è vero. Comincia ad attaccarci tutto il menu, maledizione a lui. Mi ha preso di soppiato lì. Gesù Cristo. Sì, credo che ci muoio. Maledetto a lui. Questa cosa è difficile. È quel giorno e oggi. Sì, che lo so che è oggi, Sans. Non c'è bisogno che lo ribadisci con i Gaster Blaster. Inutile anche curarsi. Perché tu vedi? Tutto questo combattimento mi sta veramente. Mi sta veramente staccando. Vediamo la 13ª morta come va a finire. No, la 11ª? Sì, è la 11ª. Morte, cosa ci dice? Però siamo andati un po' più lontano. Dai, 11 volte soltanto. Poi taglierò, vi riporto al punto di intermezzo, di metà battaglia. Lo sto facendo solo per voi, ricordate quell'espressione. Quell'espressione di chi è morto 10 volte. 10 volte. Ehi, congratulazioni, il grande uno. Puoi invitare tutti i miei amici per tipo un festeggiamento. Noi abbiamo torte e hot dogs e. Aspetta, qualcosa non è giusto. Tu non hai nessun amico.
Li hai uccisi tutti. Pronto? Sì. Abbastanza, ma non troppo. Come sempre. No, non me lo devi fare. A fra poco, ragazzotti. Rieccoci. Andiamo a soffrire. Mi voglio mettere al massimo, sai, mangiarci un litelino, dai. Tanto attacco inutile. Dai, soffriamo. Vai, Sans, faccio il culo. Ah. Oh, Gesù mio. Ah sì, questa parte è casuale. Alcune parti di questa qui sono casuali. Sì, sento veramente i miei peccati che vanno dietro di me. Lo so. Sembra strano, ma per tutto questo io stavo sperando che potevamo diventare segretamente amici. Beh, questa parte ve l'ho già detto prima, ma l'aveva Taoko. Io pensavo che questa, che l'anomalia che stava facendo questo era causa che era infelice. E quando loro hanno avuto quello che volevano, lui poteva smettere di fare tutto questo. Questi blaster fanno male in culo. Non ho mai visto un'arma più potente di questa in tanti giochi. Mi ha fatto danno nel menu. Gesù mio. Quanto è difficile sta cosa. Oddio. Salve. L'altra parte. Ciao di nuovo. Stecca. Come già detto, non sta proseguendo la battaglia perché non sto attaccando, maledizione. Bisogna stare attenti a quel che si vuole. Questo è quello che ottenete per il genocidio, molto probabilmente non vi piacerà. E forse tutto quello che volevano, non lo so, qualche buon cibo, qualche brutta risata, qualche buon amico. Perché questo non c'è un tasto per il salto? Perché questo non è un fottutissimo platform. Ma questo è ridicolo, giusto? Sì, tu sei il tipo di persona che non sarà mai felice. È tipo difficilissima sta cosa. Lasciarci un pezzo di Snowpiece. Non riesco a prendere il tempo a questa roba io poi. Ah, Madonna. Vitaliro. Oddio mio. Quanto cavolo è difficile sta cosa. È più difficile di quel che sembra. È proprio unfair al massimo. Tu continui a consumare le linee del tempo. Ancora e ancora finché. Comunque, ehi. Prendilo da me, ragazzo, qualche giorno. Tu hai imparato quando uscire. A sto punto. Fanculo. E quel giorno è oggi. Sì. Sarebbe il giorno di uscire fuori di casa perché è una bella giornata così fuori. È una bellissima giornata per morire da un Gaster Blaster. Ah. Maledizione. Ah, dai, ascoltiamoci. Il dialogo. Sto soffrendo. Ok, questo sarà l'ultimo tentativo di oggi mio. Sapete? Guardiamolo insieme però, questo ultimo tentativo. Andiamo solo al punto. Ah, perché dopo 8 volte comincia a dire andiamo solo al punto, eh? Quindi è normale. Andiamo, io mi concentro, eh. Thank you.
Ho bisogno di una pausa. Sapete? Ho bisogno di una fottutissima pausa. Ci si vede fra poco. Bene, ragazzotti, è passato praticamente un giorno, ma rieccomi qua ad affrontare con lui che è il nemico più forte di questo videogioco. Possiamo agire e cercarlo. Io però prima di tutto mi curo. Ok. Per fortuna anche ci fa spare, quindi possiamo curarci. Fa solo uno di danno, non può continuare a schivare per sempre, continua ad attaccare. Allora, volevo parlarvi di qualcosa che non ho detto. Come vedete, come avete visto nei precedenti video, lui attacca a un certo punto attraverso i menu. Quello significa che lui, oltre ad avere la conoscenza che noi possiamo salvare e resettare la partita, lui ha la conoscenza completa dell'hub di gioco, oltre che ovviamente abbiamo già notato del muoversi attraverso questo mondo di gioco. Come potete vedere, lui si teletrasporta perché esce dalla visuale e va in un altro punto. Non si sa come faccia, ce la fa. Lui sa anche completamente l'hub di gioco e sa perfettamente che di solito ci sono anche dei come si possono dire? Dei luoghi, non, dei punti. In cui, cioè, ci sono dei punti di invincibilità in una battaglia quando prendi un danno. E lui sa anche neutralizzarli grazie alla sua karma retribution. L'avete qui a fianco. È la cosa che ci avvelena quando ci colpisce. Questa sua, come si può dire, infinita conoscenza è veramente importante. Perché adesso io ho qua i dialoghi. Perché è importante sapere i dialoghi. Perché a un certo punto lui dice: i nostri, parla al plurale. I nostri report. Cosa significa? Dietro qua ci sono moltissime teorie. Alcuni, nel senso che lui non è il solo che sta ricercando e che ha visto i report di noi che facciamo casini nella sua timeline. Non era il solo. Alcuni pensano sia Alphys, che avrebbe pensato che siano amici. Questo in realtà è provato dal fatto che se voi chiamate Undyne Papyrus quando c'è il quando state vedendo il cibo per cani, Papyrus vi dirà che ha visto la stessa scatola in camera di Sans. E quindi praticamente si conoscono e sono amici. Si conoscono, sì, lo vediamo nel True Pacifist durante qualche video fa, 3 video fa, se non erro, 3-4 video fa, dovreste vederlo. Ma cosa più importante, si pensa che sia lui e Alphys a fare, come si posso dire, ricerche su di noi. In realtà c'è un dialogo che io ho perso e metterò. E non so se metterò, perché vi dico di cercarvelo voi, visto che o comunque di farlo voi in una vostra run in Undertale. In cui lui dice chiaramente: c'è cioè, chiaramente nel suo album di foto una foto dove ci sono lui, due persone che non riconosci sorridenti. E con una scritta: non dimenticare. Non si sa che cosa sia, però, beh. In via di continuare ad andare avanti. Sta di fatto che non è il solo della nostra esistenza. E probabilmente non è Flowey, perché è l'altro che sa che noi possiamo resettare. Alphys poi in realtà non ci dice mai che lui sa che possiamo resettare. Sa cos'è la determinazione? Non ci dice mai: tu sei una mano, non per favore non resettare. O comunque non agisce mai di conseguenza. Strano ma vero. Lui è l'unico che lo fa. E che riconosce un po' dalla nostra faccia se abbiamo resettato oppure no. Comunque, dopo 3 minuti di parlata, 3 minuti e mezzo di parlata, possiamo continuare. Ok. Oh Gesù mio. Ovvio. È la prima volta oggi che ritorno in questa, come si può dire, in questo punto di battaglia, e quindi sono un pochettino preso alla sprovvista. Però dai, proviamo a combattere Sans come possiamo. È il boss più difficile, però va bene. Questo l'abbiamo già letto. Ricomincio a tradurre dopo. Non questo, ma il prossimo. Oddio mio, sacro, santo. Quanto è difficile. In confronto, Undying the Undying è letteralmente facilissimo. È facilissima da battere perché almeno ti fa vedere dove arrivano i colpi. Lui invece non li ha propriamente barati. Perché, come vedete, anche i Gaster Blaster non hanno. Hanno una direzione, sì, ma non ce l'hanno neanche così visibile. Ah, gli ho presi un po' di danni, negli attacchi al menu. Ah, maledetto. Ma questo è ridicolo, giusto? Sì, tu sei tipo di persona che non sarà mai felice. Ok, però in confronto ad altre battaglie va meglio. Anche se mi sono dovuto curare in un modo
che io ritengo quantomeno esagerato per l'inizio. Ancora posso procedere senza prendere troppi danni, penso. Tu continuerai a consumare le linee temporali ancora e ancora finché... Ehi, prendilo da me, ragazzo. Qualche giorno tu devi imparare a uscire. Ma allora, questo attacco è più difficile di quanto sembra schivare. Estremamente più difficile. Stecca. Tu hai mangiato la face stick. Ti curi di un bel po' di HP. Ma Sense rimane ancora più badass di te perché è usa questi che sono blaster. Litelino. Va bene, ho bisogno di sopravvivere a un attacco. Oddio, qua. Qua non sono capace io. Proprio incapace a schivare questo attacco al 100%. E mi ha fatto una marea di danni nel menu dei boss. Il bello è che la battaglia non sta continuando, anche se sta usando attacchi diversi. No! No! Praticamente mi conviene attaccare a sto punto. Fanculo, morirò al prossimo turno, però. E quel giorno è oggi. Addio. Che palle sto boss. È difficile. Non è una bella sfida, è una bella sensazione. Ma fra poco. Ok, ritornati qui. Che bello. Sto soffrendo dentro. Stavolta abbiamo anche più vita del solito. Potrei non curarmi. No, mi conviene stare a full vita, quantomeno. Ok, perfetto. Madonna. Bastardo dentro che sei. Ancora? Per questo ho voluto curarmi. Uff. Amico mio. Sembra strano, sì, lo so. Ho sempre pensato che tutti noi potevamo diventare amici in un vecchio passato, vecchio futuro, in un altro tempo. Ci hai sperato e siamo diventati amici. E non la concluderò tanto, non ti preoccupare tesoro. Almeno credo. Non voglio concluderla. Non so neanche se la farò vedere con la magia dell'editing. Devo decidermi ancora. In realtà. Ok, grazie. Danno l'ho preso. Continuiamo ancora per questo turno e poi mi curo. Ma questo è ridicolo, sì. Tu sei tipo di persona che non sarà mai felice. Il bello. Lui è praticamente definibile come il contrario di Omega Flowey. Perché, beh, oggettivamente parlando, lui usa attacchi basati su un sistema diverso da Flowey. Che lui basa gli attacchi tutti sul fatto che sono attacchi di gravità. Quindi. Ok. Perfetto, senza prenderci danno è bella nel menu. Attacchi su gravità, mentre Flowey utilizza altri attacchi basati sul bullet hell. Comunque questa parte l'ho già trattata un bel po' di volte. Speriamo che non la devo più tradurre. Quella era pelo, uno di quegli attacchi. L'altro invece mi ha preso in faccia, tipo. Stecchetta. Dammi la stecca. Ok. Ok. Non so quando cavolo schivarlo questo. Ok. Ok. Ah, Gesù mio. È più difficile quanto sembra. E a sto punto provo a fare avanti questa karma con la karma del T-Bushon che ho adesso. La provo ad andare avanti e nella speranza che riesco a schivare. Ok. Snoopies. Dai. Dammela semplice questa serie di blaster. Ok, 43. Perché tu vedi, tutto questo combattimento mi sta veramente staccando. Non sembra, tesoro, sta stancando più a me che a te, mi sa. Vabbè, meglio quel danno che altri. Bastardo. Riteliro. Ok, dai, su. Questa è dura. Se tu continuerai a premermi, io sarò forzata a usare un attacco speciale. Finalmente è arrivato a dirlo. E non posso neanche curarmi? Ma che cazzo? Sono morto. Come l'ho schivato sto attacco?
Sì, il mio spe attacco speciale sembra familiare. Comunque, sei di pronto perché dopo questo attacco us lo userò. Quindi, se tu non vuoi vederlo, sarebbe un buon momento per morire. E non è così possibile che succeda, Sans, perché se non lo faccio perfetto, questo pezzo di battaglia tu userai. Mi ucciderai. No! Però siamo arrivati un po' più lontano, dai, su. Adesso potrei. No, non posso, perché se lo, non riesco a riprendere a registrare da quel punto, quindi. Wow! Ci si vede fra poco, ragazzotti. Questo video sarà di oltre un'ora, però come finale di serie ci può stare mettere, farvi vedere scalare verso il boss più forte. A fra poco. Rieccoci, quante cavolo di volte avete visto questo pezzo? Ah, ditemelo, se avete visto tutto il video vorrei proprio saperlo. Io dovrò almeno riguardarlo una volta, mettetela così. Bene, ne valeva una. Sì, lo so che ne valeva la pena, Sans. Ne valeva troppo la pena. E questo schermo lo trovo piccolo in confronto a quello che di solito è lo schermo intero, che purtroppo non posso mettere. Ah, maledizione. Dai, su. Strano ma vero, ma sono più facili da schivare questi che tanti altri suoi attacchi. Ancora non necessito di curarmi. Posso, credo, aspettare questo turno e poi curarmi al prossimo. Nope. Ok. Quanto è dura. No, no. Sì, ho solo gli Snow Peas. Ho mangiato tutto il resto. Perfetto. Voglio tenermi il pezzo di torta per la fine. Mi piacerebbe trovare un modo per bloccare il gioco, ma purtroppo non c'è. Perché così alla fine so quando, qual è l'ultimo dialogo. Che mi confronto sempre tra due dialoghi. Notate come muove la testa per indicare il punto in cui sta per lanciare il prossimo attacco. Purtroppo, fidatevi, è letteralmente inutile guardare la testa per quanto riguarda me. Non riesco a coordinarmi con la sua testa. Devo per forza prendere di mira l'anima appena cambia, perché se no non mi piglio il danno. Ci ho provato, non mi credetemi. Ok, è difficile attaccare quando una battaglia va così. Oddio. Ehi, meno danni del solito. Stecca. B, stecca. Nope. Sì, mi ha preso comunque, eh. Maledizione a lui. Cavolo. Leggerlo sembra che non valga il tuo tempo. Che stai rovinando il tuo tempo. Perché tu vedi, tutto questo combattere mi sta veramente stancando. Perché non smetti? Ti prego. Voglio fare pace. Niente più genocidio. Dai, su. Scherzo. Che poi tutto ciò lo sto facendo solo per voi, e io non l'avrei mai affrontato eventualmente parlando in una maniera normale. Perché Undertale l'avrei lasciato chiuso altri traffici, visto, non ci avrei mai gi più giocato. Molto probabilmente. Giustamente accelerato. Che cavolo, non riesco a vedere bene da dove mi sta per lanciare. Ultimo Snow Peas. Nope, danno l'ho preso. A sto punto mangio la torta, fanculo. E poi vediamo come va a finire. No. Sì, il mio attacco speciale sembra familiare. Dopo la prossima, sì, ok, se non vuoi vederlo, questo è un momento per morire. Il problema è che, essendo tutti un qualcosa che oggettivamente parlando non ha. No, ho fatto spare! Sono un idiota. Sono morto. Ah, però nemmeno non ti si uccide. Quindi possiamo provare a fare Sans un HP. Se ci riesco, vi date una medaglia. Ecco. Va bene. Ci si vede più tardi. Ragazzotti, sempre il solito pezzo di battaglia a cui ormai siamo abituati. Io sto facendo così. Spero che non sia troppo noioso, visto che io ci sto uscendo abbastanza di testa. Però mi sembra ovvio che devo fargli vedere quantomeno questo, perché
È come si può dire, è il punto di metà battaglia, è il punto più importante della battaglia, a parte la fine. E beh, iniziamo questa vera battaglia di nuovo. Sì, ormai credo di aver tradotto quasi tutti i tuoi dialoghi, quindi posso anche lasciarmi un pochettino da parte la traduzione di questi per l'ennesima volta, quindi. Perfetto, dai. Questi non li traduco più oramai. Ormai li ho tradotti abbastanza. Ciao! Ancora questo? Instant Noodles, vai. Adesso è dura. Questo pezzo è molto duro. Io questo commento non lo ritengo per nulla bello. Infatti credo che metterò nel video. Penso che metterò nel video di sicuro un punto dove saltare tutto, cioè arrivare alla fine. Però i dialoghi sono importanti perché ci fanno capire quanto lui si conosca del mondo di gioco e la battaglia è importante, stesso motivo, perché gli attacchi attraverso il menu di gioco li fa solo lui. Neanche Flowey ci arriva, lui elimina il menu di gioco al limite, però non comincia ad attaccarti attraverso il menu. Cioè, soprattutto Flowey lo fa perché ha 6 anime umane, lui non ha nessun'anima. Più avanti, non più avanti, cioè Asgore ha le anime umane, ce cioè, la dice anche Undyne, non lui. Oddio, oddio. Schivate anche per troppo tempo questo attacco. Me la son preso in faccia un colpo di quello, eh. Ok. Qui. Perfetto, qua in alto. Dai, su. In realtà manca meno di quanto potrebbe mai possibile sembrare. Vedi tutto questo, mi sta veramente stancando. Sì, lo so che ti sta stancando. Non sembra, ma ti sta stancando abbastanza. Sono peace. Fanculo lì. Apparentemente le scritte dicono che. Oh, secondo di pausa. Le scritte dicono che. Non che leggere questo messaggio non sembra veramente molto utile. Non ti sembra veramente il modo migliore per usare il tuo tempo. Ti trollano addirittura i messaggi. Ok. Dai, se riesco a farmi questo pezzo bene. Poi ci dovrebbe essere soltanto l'attacco finale. Quindi direi che mi curerò ancora. Nella speranza di ottenere un attacco abbastanza facile da schivare. Ok, questo se lo schivo bene ci dovrebbe essere poi l'attacco finale, se non erro. Ok, devo farcela. È una buona possibilità di farcela, ce l'ho. Vai! Sì, un attacco speciale, sembra familiare. Comunque, sentiti pronto, perché dopo questo io lo userò. Quindi, se non vuoi vederlo, ora è il momento giusto per morire. Ok. Caster Blaster, iniziali. Mi va bene. Ah, è vero, c'è un'altra allora. Comunque, ecco qua, nulla. Sei tu pronto? Sopravvivi a questo e ti mostrerò il mio attacco speciale. Cavolo. Prima volta che arrivo fin qua nella battaglia, l'ho soltanto vista altre volte su altri canali. Oddio, è estremamente più veloce di quanto sembra. E adesso è bastardo dentro, tipo. Oddio. Ah! Alla fine. Alla fine. Forse se mi curavo ce la potevo fare. Non ho idea. Poi avrebbe fatto attacco speciale e tutto sarebbe finito. In un modo o nell'altro. Ci si vede fra poco. Eccomi di nuovo qui, devo dire la verità, ormai mi sta venendo facile arrivare a questo punto, quindi non ho dovuto neanche utilizzare un oggetto di cura, quindi va bene. Allora, ho 29 di vita. Se mangio 2,40 faccio 80, quindi non mi conviene, mi converrebbe. Non lo so cosa mi conviene. Mangiamoci questo, dovremmo essere 60 HP, quindi solo 3 HP non contano quasi. Non c'è un modo per metterlo. Se anteprima schermo intero, voi dovreste vedere comunque uguale.
Io faccio così. Dovrebbe esserci il gioco. Sì, infatti, si dovrebbe vedere comunque il gioco. Questo è il meglio che posso ottenere. Va bene, speriamo che quantomeno così riesco a schivare meglio, perché ci vedo di più. Ah, per un secondo lì l'avrei fatto senza danni. Di nuovo. Ciao, Lems. Dai, su, concludiamola qui, ti prego. Non facciamo fare un video di 6 ore. Dai, Sans. Sei su YouTube. Flowey aveva ragione, ci stanno guardando adesso. Credevo che non mi prendeva quel Gaster Blaster. Gaster Blaster Master Caster. Ok, sto citando in realtà un fumetto che avevano fatto su una battuta del fatto che gli assi chiamano Gaster Blaster. È il nome dello sprite, quindi la gente li ha chiamati così per questo motivo. Però un dannettino pre. Un danno l'ho preso. Ok, Instant Noodles. Vai. Però devo aspettare a usarlo quando il Rakan Retribution finisce. Madonna, quanto cavolo è difficile, non lo potete mai immaginare. Sapete? Ok. Veramente è più difficile di quanto potete vagamente immaginarvi. Io ero da anni che non provavo una sfida di questo livello. Ovviamente parlo in non giochi di questo genere, ma in un semi-platform, perché io questa battaglia ritengo semi-platform. Era da, boh, Super Meat Boy, ma neanche Super Meat Boy c'ha alcuni punti così tirati o così unfair come questo gioco. Quindi, come questo livello particolare, quindi va bene. È importante che io faccio questa digressione, abbastanza in realtà per me è importante. Oddio, il bello che è leggermente difficile capire a un certo punto dove ti sta cominciando a sparare gli attacchi. Perché non mi fa andare a pagina? Cambiare pagina, maledizione a lui. Little Hero. Dovrebbe andarmi bene. Oddio però. Dai, un po' li ho schivati. Va bene, Snoopies. Dai, su, Leone. Maledizione. Proviamo a sfruttare un attimo il Karma Retribution. Spero di sì. Ah. Maledizione. Maledizione tantissimo. Ci si vede fa poco. Perché non ci sono dei salvataggi per quel punto? Perché se no sarebbe troppo facile, giusto? A fra poco. Bene ragazzotti, siamo qui, arrivati, per il momento di combattere. Di nuovo, per l'ennesima volta contro Sans, in un punto, bastardo, quindi vai, attacca. Ok, dai su, adesso cercherò più di stare in silenzio che di commentare, ho bisogno di concentrarmi. Sì, stare in silenzio funziona!
Vai! È l'ultimo! Comunque, da qui nulla. Sei pronto? Sopravvivi a questo e ti mostrerò il mio attacco speciale. Vai, ragazzi. Così poco. così vicino, ma così lontano. Uff. Però l'adrenalina c'è. Dai, su, su. Credo che la prossima vi faccio vedere dal punto in cui arrivo alla fine. Non vi faccio vedere altro. A fra poco. In realtà questo è più mio di suono che suo, però lasciamo stare. Ok, questo è. È il tempo per il mio attacco speciale. Sei pronto? Ecco qua, nulla. Ed è... è stata dura. Un'ora di tentativi in due giorni diversi. Praticamente ho fatto 3 ore di tentativi per fare questa battaglia. Yep. Questo è giusto. È letteralmente nulla. Non diventerà null'altro, non diventerà qualcos'altro o di nuovo. Cioè, non sarà nient'altro. Capito? Io so che non posso batterti. In uno dei tuoi turni tu mi ucciderai. Quindi io ho deciso che che non sarà mai il tuo turno. E continuerò ad avere il mio turno finché tu non ti arrenderai. Anche se questo significa stare qui fino alla fine del tempo. Capito? Vorrei farvi dire una battuta. Cioè, vorrei dirvi una cosa. Il motivo per cui Sansa ha questa Karmic Retribution è perché esiste il font Karmic Sans. Non sto scherzando. Oddio mio, esiste. Quindi, comunque, era una battuta ancora sui font. Continuiamo. Tu sarai annoiato qui. Se tu non sei già annoiato, io intendo. E quindi tu finalmente uscirai. Ah, se potete andare a sinistra, attiverà il suo occhio e vi teletrasporterà al centro. Vedrete, capirete più tardi. Io conosco i tipi come te. Tu sei molto determinato, no? Tu non ti arrenderai mai, anche se c'è... assolutamente nessun beneficio nel perseverare o qualsiasi cosa. Se posso farlo più chiaro, non importa cosa, tu continuerai ad andare avanti. Non importa di nessun desiderio di bene o di male, ma solo perché tu pensi che tu puoi. E perché tu puoi, tu devi. Questo è un grandissimo cosa che... finita tutti i giocatori che devono farmare e ottimizzare. Godetevi il gioco in poche parole. Anche questo dovete farmare per ottenere questo ending. Non lo potete ottenere in altri modi. Ma ora tu hai raggiunto la fine. Non c'è nulla lasciata per te. Quindi nella mia opinione personale, la cosa più determinata che puoi fare qui è di arrenderti completamente e non fare null'altro. E fare qualcos'altro.
Purtroppo devo ucciderlo perché devo fargli vedere la cosa più importante di questo personaggio. È il mio personaggio preferito e questa battaglia veramente. Potessi stringere la mano e resettare davanti ai suoi occhi. Perché, dico la verità, si è completamente meritato la mia stima per questa battaglia. Più di quanto potevo mai aspettarmi solo vedendo i video. Comunque vi bloccava andare a sinistra perché possiamo riuscire a spostare la box per arrivare poi al comando fight. Quando lui sta dormendo, ovviamente non vi può impedire nulla. Sta di fatto che potessi stringere la mano adesso lo farei tranquillamente, perché veramente ha meritato tutto il mio rispetto. Ma premiamo fight. Pensai che l'avrei sarei stato preso? Da secondo colpo purtroppo sì. Ma notate le stranezze. Nessuna barra vita ancora. Sangue? Ma sei uno scheletro. Quindi, penso che questo è. Solo, non dire che io non ti ho avvertito. Tu mi hai avvertito. Mi hai avvertito tantissimo. Bene. Andrò a Grilbis. Papyrus, hai bisogno di qualcosa. Livello 20. Low 20, livello di violenza. Ma vi ho fatto vedere le statistiche prima di iniziare la battaglia. Eravamo a 105 o 106 kg. Boh, non lo so, non me lo ricordo. C'era nelle prime versioni, adesso non so se era un bug oppure no, il fatto che ucciderlo non aumentava il counter del kill. Ora non so se l'ha aumentato oppure no, perché è passato veramente tanto tempo, ma anzi, per farvi capire qualcosina, quitto e riapro il gioco. Sì, quitto e riapro il gioco. Aggiustatemi un attimo e vedremo davanti ai nostri occhi quale sarà il counter del kill, perché nelle prime versioni ucciderlo non lo aumentava. È una cosa importante, molto importante. Questa è la visuale di una genocide. Non aumenta, ricordo bene. Ricordo perfettamente bene. Uccidere Sans non aumenta il counter del kill. Quindi, allora, qua, se siete arrivati a questo punto del video, complimenti! Perché state per ottenere le mie informazioni personali su quello che penso di questa cosa. Sans, dopo quel corpo, dal nome 1999, non muore, secondo me. Non muore, non è una cosa importante, fra poco saprete anche perché. Non muore. Perché non muore? Perché lui esce fuori dallo schermo e semplicemente non muore. Se moriva il gioco vi diceva 107 kill. Aumenta il livello, molti diranno. Ok, ma il livello di violenza è il livello in cui noi ci possiamo distaccare nel colpire la gente, giusto? Ciò significa che possiamo raggiungere un nuovo livello, in teoria, anche se noi pensiamo di aver fatto male alla gente, pensiamo di poter uccidere anche a sangue freddo gente che dorme, capito? Il concetto sta lì. Non è un bug. Non è un bug, ho la riprova, perché il gioco è stato aggiornato già una volta, e non è un bug questa cosa. Ok, Sans semplicemente esce fuori dallo schermo e non è morto. E poi dai, quella non era sangue. Chiunque lo sa. È ketchup al 99%, oppure lui. Perché lui beve molto ketchup. Cioè, tutti dicono che è ketchup, secondo la community, e non è morto. È inutile dire il contrario, ma non è morto. Comunque, cioè, non è morto perché il gioco te lo dice, ti dà le statistiche. Ci sono le statistiche. Uccisioni 106. Dopo aver ucciso, ucciso nel 106. Non è un bug. Non l'abbiamo mai visto trasformarsi in polvere. Non è morto. Potrebbe essere, secondo le teorie, che lui, dormendo tantissimo, abbia raggiunto un livello tale di punti vita che non ce ne sia più bisogno di nulla. Cioè, non abbia bisogno, come si può dire, di. Cioè, ha i punti vita, cioè, talmente alti che 9.999 di danno. Non gli fa nulla. È anche normale. Comunque, abbiamo visto Sans. Abbiamo scoperto che lui ha una conoscenza più grande di qualsiasi altro personaggio nel gioco riguardo a il
Il gioco, addirittura all'HUD, all'HUD di battaglia, ai turni di gioco dell'HUD, non è gameplay in quel caso servito alla storia, non c'è più una storia divisa al gameplay, la quarta parete è rotta, senso si finisce il giocatore, vuole che tu ti arrendi e che resetti, lo sa che tu lo puoi fare e lo vuole, senso il personaggio che ha la maggiore conoscenza di questo mondo di gioco, e beh, vi dovrei far vedere la fine della Genosei Run. Ma vi farò capire una cosa con la mia prossima azione. Volete vedere la fine della Genosei Run? Purtroppo, cercatevelo un'altra volta. Ciao a tutti ragazzi, questa è la fine di Undertale. Eh sì, sono stato molto stronzo. Ah dai, facciamoci vedere, vi faccio vedere un piccolo easter egg visto che ci sono. Se resettate la Genosei Run, se non erro. Dovrebbe farvi parole diverse. Dovrebbe dire parole diverse, Flowey. Veramente? Comunque, fai quello che vuoi. Io starò aspettando per te. E infatti, vi dice parole diverse. E poi arriva Toriel. Ah, perfetto. Per questo video è tutto. Da Undertale è tutto. Spero che vi sia piaciuta la serie. Ciao a tutti ragazzi. Io ci ho bestemmiato 3 ore contro questo boss. Al prossimo video. Ciao.